Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mage Tuning. Oggi andiamo a vedere come montare il manometro della pressione del turbo sulla nostra cara Alfa Romeo Mito. Il manometro in questione è questo, come potete vedere già l'ho adattato alla bocchetta e in questo primo passaggio vedremo come fare questa cosa, questo adattamento. Vi comincio a dire che il manometro è della Blink con schermo LCD digitale. Mi è stato regalato da degli amici e non vedevo l'ora di montarlo. Oltretutto, oltre al manometro, ci serve del tubo della pressione perché quello in dotazione è corto e fa un po' schifo. E poi dei rubacorrente per fare tutti i collegamenti, quindi del filo rosso e nero per comodità. E questo è il sensore. Detto ciò, intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è smontarci la bocchetta dell'aria della nostra macchina. Trovate il link in alto a destra per vedere come smontare le nostre bocchette dell'aria. L'idea mia era quella di inserire il manometro qui dentro, lasciare il tappo dietro della bocchetta così che l'aria calda non passa e non rovina il nostro manometro. E bucare la bocchetta da uno dei due lati per far passare i cavi elettrici. Mi sono fatto un buchetto con una punta da 5 a questa distanza, ora vi dico quanto dal bordino della bocchetta, a circa 2 cm e 2 mm, quindi 2 e 2. Ok ragazzi, adesso procediamo con l'incollaggio del tappo. Ho già attivato la pistola della corda a caldo così si scalda e lo incolleremo completamente da tutte e due le parti. Ok ragazzi, ho incollato il tappo sia da una parte che dall'altra. Adesso lasciamo asciugare per bene la colla. Una volta che abbiamo incollato il nostro tappo, direi di organizzare il manometro per poterlo fissare. Io mi sono inventato una cosa del genere, ovvero con un po' di gomma piuma o spugna, non lo so sinceramente che materiale è. Vado a metterlo sul contorno del manometro in questa maniera e poi faccio passare i cavetti qui dentro nel buco che abbiamo fatto prima. Una volta che i fili sono passati, fissiamo il nostro bel manometro. Questa più o meno è l'idea che mi è venuta in mente per ora e penso che procederò in questa maniera, così sta fisso, magari metto uno spessore un po' più largo e vediamo come fare. Thank you.
Ok ragazzi, come potete vedere, cioè, è veramente perfetto. E a questo punto lasceremo asciugare il mastice e poi procederemo con il montaggio in macchina. Allora ragazzi, per far passare il tubo della pressione del turbo dentro la macchina, in quanto il sensore andrà dentro la macchina, dobbiamo toglierci perlomeno questa parte in plastica. Intanto ci togliamo questo. Cacciavite piatto, togliamo questo tubo. Una volta che abbiamo tolto tutto, possiamo alzare e come vedete qui dentro ci sarà l'accesso per il vano motore. Ho fatto un foro con il cacciavite piccolo, poi andremo a bucare con un cacciavite più grande fino a fare un foro di entrata decente per far entrare il nostro tubo. Come potete vedere, utilizzerò un passacavo che è comodo e rigido per facilitarmi il tutto. Ok ragazzi, come potete vedere, sono riuscito a far passare il tubo dall'altra parte. Se riesco a farvi vedere meglio da là sopra, mettendo fuoco. Ok. E me lo sono tirato abbastanza da poterci lavorare tranquillamente. La situazione quindi è questa. Ho fatto passare il cavo, il tubo qui, ci ho messo un rivestimento di quei tubi in plastica per le case. L'ho legato con due fascette, ho fatto passare dietro i cavi delle centraline. E eccoci qui. Ho fatto i collegamenti con il tubicino cortissimo, è stato di una scomodità unica. Ok ragazzi, come potete vedere, mi sono preso questi tre cavi, il nero, il giallo e il grigio rosso. Rispettivamente ho collegato un filo rosso al grigio rosso, un filo rosso al giallo e un nero sul nero. Ok, questi tre cavi ci serviranno per collegare il manometro e il sensore. Questi tre cavi da qua li ho fatti scendere, li ho fatti passare qui sotto. Come potete vedere, li ho legati qua, li ho fatti passare qua sotto. Qui questo ancora lo devo sistemare. E mi sono usciti fuori questi tre cavi, che sono quelli che abbiamo collegato all'accendisigari, due rossi e un nero. Io vi consiglio, se non utilizzerete il giallo, per riconoscere il giallo, di fargli un giro di scotch nero, così da evidenziare il fatto che questo sia quello giallo. Come potete vedere, qui ho fatto tutti i collegamenti dei fili del manometro e dei fili del sensore. Quindi ho collegato rosso manometro, rosso sensore al rosso dell'accendisigari, nero manometro, nero sensore al nero dell'accendisigari, giallo manometro al giallo dell'accendisigari, bianco sensore al verde manometro. Ok, molto molto banale come cosa. Come potete vedere, ho ordinato tutti i fili nel miglior modo possibile. Il sensore l'ho agganciato qua dietro con delle fascette. Penso di aver ordinato nel miglior modo proprio. E quindi, ovviamente, prima di legare tutto, assicuratevi che il manometro funzioni. Nel mio caso funziona, quindi ho provveduto a sistemare tutto. Sì, siamo arrivati alla fine del video. Abbiamo visto che funziona tutto. Anche lo switch tra luce rossa e blu funziona. Spero che il video vi sia piaciuto, scusate se è durato così tanto, ma ce ne voleva. Quindi iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, MitchTuning. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.